È fantastico, è fantastico. Fantastico, lui parla di profilo, ma dai, smetti. Ma sentire il PDL che dice che non vogliono corrotti o condannati nelle proprie liste è veramente una cosa fantastica. Stanno diventando loro l'antipolitica. Dimezzamento dei parlamentari, si tolgono lo stipendio, è tutto marketing, marketing televisivo. Se credete a Berlusconi, allora dovete credere che esista Mastro Lindo che esca dalla lavatrice e vi dica che lava più bianco. Basta. Gargamella, li prendiamo, digli a Gargamella che li prendiamo magari dallo scudo fiscale, li prendiamo dai rimborsi elettorali dei loro manifesti, sono 3 miliardi, li prendiamo da 1 miliardo all'editoria, li prendiamo magari i 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine, delle concessionarie statali. Li prendiamo magari mettendo un tetto alle pensioni a 4.000 euro, che le pensioni, ci sono 100.000 persone che ci costano 13 miliardi, che prendono da 10.000 euro al mese a 90.000 euro al mese. Mettiamo un tetto da 4.000, recuperiamo 7 miliardi. Possiamo prendere da 2 miliardi e 2 della TAV che non serve assolutamente a nulla. Possiamo prendere da 600 milioni che ci costa la guerra in Afghanistan. Possiamo prendere dai miliardi che ci costano gli F-35. Due sommergibili, possiamo prendere da lì, non dalla scuola, dalla sanità, dagli handicappati, dall'IMU, dalla casa, dai pensionati. Possiamo partire dalla Presidenza della Repubblica che ci costa 240 milioni l'anno, dai doppi incarichi, i tripli incarichi, i vitalizi, le auto blu. Sai quante ce ne sono soldi da mettere? E creiamo un reddito di cittadinanza per salvare le persone. Qua siamo in emergenza. Emergenza, io giro l'Italia, si incatenano al palco, mi mettono biglietti in tasca da piangere. C'è gente che vive in macchina, vanno a mangiare alla mensa gli italiani con le famiglie, alla mensa della Caritas. Mi ha abbracciato anche un cinese, mi ha detto non ce la faccio più, vado via dall'Italia, un cinese. Cioè, i centri storici sono desertificati, continuano ad aprire supermagazzini, ipermagazzini, e fare posteggi, autostrade, cemento. È gente che ha nel DNA il calcestruzzo, non c'è un'idea, amore. Noi dobbiamo fare oggi, in questo momento, tutti i giornali tedeschi parlano delle 30 ore settimanali per il lavoro. Noi invece parliamo di Berlusconi che dice stronzate, quell'altro che gli risponde stronzate. Noi dobbiamo parlare di energia, di usarne un terzo, dobbiamo parlare di materiali, di usarne la metà e dobbiamo parlare di ore di lavoro che devono arrivare a 20 ore alla settimana. Ci metteremo 20 anni, cominciamo adesso. La politica è a 2 generazioni, non a 2 legislature. Questa gente deve andare fuori dalle palle, fuori, e andrà fuori con una matita. Con una matita copiativa andranno fuori, non con un bastone, con una matita. Noi siamo per la matita. Ma non sono i miei non sono niente. Io sono un garante, io ho 175.000 fedine penali in casa. Io conto, non li conosco neanche. Vado sul palco, mi presento lì perché la maggior parte non conosco. Parte dal basso questo, non sono Ingroia, non sono altra gente o Monti che fanno liste finte, smettono lì la loro faccia e poi dietro ci rientrano i vecchi marpioni della politica. Questo è un movimento che nasce dal basso, con i meetup, con i cittadini, con i forum di discussione su energia, mobilità, su queste cose, e va avanti così. Io garantisco che chi entra sia incensurato, perché mi sembra normale che siano incensurati, che non siano iscritti a partiti o movimenti. Questo movimento è diventato una cosa diversa, è diventato né di destra né di sinistra. Siamo sopra queste cose, parliamo di idee, non di... Quindi anche la Chiesa ha capito che ci vuole internet, perché se non fai internet, se non esiste neanche la religione. Io sono un comico, dico queste cose da 30 anni, parlo di energia, di idrogeno, prendevo 2 azioni, andavo alla Telecom, parlavo della Parmalat 3 giorni prima, 2 anni prima che fallisse. Ho sempre detto queste cose, non sono neanche i 100 giorni, la catastrofe. Questa è una cosa meravigliosa, è un'opportunità meravigliosa. Li mandiamo tutti a casa, se non è adesso, fra 6 mesi andranno tutti a casa ed è meraviglioso. Ma per sostituirli con cosa? Ma Cioè i io decido di cittadini, votare il Movimento 5 Stelle perché il giorno ma dopo no, so che cosa accadrà. tu non devi votare il Movimento 5 Stelle, tu No, non io vuoi, no. no, tu non devi votarlo e non ti vogliamo, Non li no, vogliono. no, 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 tu non devi, no, Ma perché tu
No, perché tu hai un voto di delega, tu guardi, voti e aspetti 100 giorni, io invece guardo e aspetto i tuoi 100 giorni, non i miei del movimento, i tuoi 100 giorni, allora è diverso, se allora tu partecipi, voti movimento, se no voti Casini, fini, il nuovo, la politica sopra, allora voti fini, Casini, Monti. Voti la paralisi di questo paese, voti chi porta allo sfascio questo paese e continui a delegare. Se invece decidi in prima persona di essere curioso per il momento, vai a vedere cos'è il movimento, vai a vedere chi partecipa, quali sono gli oggetti delle discussioni, le azioni che facciamo. Allora, se sei curioso, sei uno già naturalmente nel movimento, se deleghi, te l'ho detto. Ecco, allora le riformulo la domanda: se io voglio partecipare, come potrò influenzare ad esempio le scelte del gruppo parlamentare, visto che i tempi ma noi abbiamo fatto le elezioni online, il gruppo parlamentare si orienterà, avrà un portavoce che cambierà ogni 3 mesi, quindi uno vale uno, lì le persone sono dentro ma devono esserci milioni fuori. Noi siamo come un diaframma messo dentro il Parlamento, apriamo il Parlamento come una scatoletta. In che modo? Perché vi prego, andate. Reddito di cittadinanza immediato, te l'ho detto prima. Salvare le persone, nessuno deve rimanere indietro, qui si ammazza la gente. Voi magari state in uno studio radiofonico, io giro con un camper, tutta l'Italia. Io sono andato a vedere, guarda, è veramente, la situazione è drammatica, dai minatori del Sulcis a migliaia di piccole realtà di Taranto, dell'Ilva, sono migliaia, chiudono a raffica, il sistema sta venendo giù, ve ne rendete conto o no? Che sta venendo giù? Abbiamo bisogno di emergenza, l'emergenza è salvare le persone, non le automobili, i frigoriferi e altre cose, le persone. Qui. Sì. Ma perché dobbiamo fallire? Perché? Perché questo sistema secondo te è andato bene? Allora vuoi provare un'altra cosa? Vuoi provare una democrazia partecipata dei cittadini? Noi, il più scemo c'ha 2 lauree qua, i grillini li chiamano. No, ma voglio dire, se tu conoscessi le persone, i capolista, innanzitutto il 55% sono donne, e non sono donne con i labroni, i culoni di polistirolo, sono donne che tirano su famiglia, figli, lavorano, sono insegnanti o sono laureati. Abbiamo fatto l'impossibile per chiudere tutte le circoscrizioni all'estero, nonostante le ambasciate, i consolati che ci davano contro. È stata veramente una lotta contro il tempo. Forse ci hanno sottovalutati, forse hanno accorpato le elezioni a febbraio, che non è mai successo nella storia della Repubblica. Forse dovreste informarvi un po' che cosa fanno già quelli del Movimento 5 Stelle che sono al governo, per esempio, al governo della Sicilia. Si sono 15, siamo il primo partito in Sicilia. La prima cosa che hanno fatto, si sono diminuiti lo stipendio da 20.000 euro a 2.500 e con la differenza hanno messo un conto nella regione e finanziano la piccola e piccolissima impresa. Altra cosa che faremo subito, reddito di cittadinanza e finanziamento piccola e media impresa italiana, immediatamente, defiscalizzando, portando le tasse, togliendolo dal lavoro, mettendola su energia e chi spreca materiale, chi spreca energia. Questo è il passaggio che vorremmo fare, ma è un passaggio che non può essere in 100 giorni, sarà in 20 anni. Cominciamo adesso. Non vedi che come abbiamo fatto in Sicilia? Siamo l'ago della bilancia, dovevano fare il MUOS, una base americana lì in un sigaretto, cioè dove c'era del sughero, una cosa meravigliosa, delle paraboliche per guidare i droni a bombardare dall'altra parte del mondo. Come abbiamo fatto? Sono usciti in massa, tutti a 15, finché non hanno deciso, la regione finalmente ha deciso e non si fa più la base. Quindi faremo così, ci seguiranno, sono loro che seguiranno noi. Ma come con i numeri? Noi seguiremo le idee. Se c'è un partito che dirà che ripubblicizziamo l'acqua, e siamo con loro. Se vogliono fare invece gli inceneritori, siamo contro.
Allora, bisogna che ci mettiamo d'accordo. Lì siamo contro, abbiamo chi fa inceneritori, grandi strutture, cemento, privatizzare scuola, svendere la vita degli italiani, la sanità, taglia la scuola, alla ricerca. Noi saremo perennemente contro. Si dovranno rendere conto che avranno di fronte delle persone straordinarie, e ognuno delle persone che avranno di fronte saranno i migliori nel loro settore. Ecco, c'è una scelta che però non contiene in sé, diciamo, dei valori, ed è la scelta del presidente. Si sta rotolando sul tavolo, ve lo dico. Cioè, è la scelta del Presidente della Repubblica, in cui peserà, diciamo, il gruppo parlamentare. Assolutamente. Sì, si farà una votazione online tra tutti, tutto il movimento, e decideremo chi, secondo noi, sarebbe il nostro Presidente della Repubblica. Semplice. Noi abbiamo fatto le votazioni online, ma direi senza chiedere un euro. Noi in 3 anni, senza soldi, con i televisori contro, con i giornali contro, siamo diventati forse la forza principale di questo paese, senza soldi. E ci sono tutte le televisioni del mondo che girano con noi, dai danesi, olandesi, svedesi, che hanno degli occhi sgranati così, gli americani. Ma gli americani hanno mandato la CNN, la Bloomberg, ma stai scherzando? Ma stanno guardando, perché è la prima volta nel mondo che si fanno le elezioni online, che c'è una rete che diventa movimento. È la rete. Io ho solo accelerato. No, non ce l'ho io, perché non decido io. Quindi il discorso è che qui non c'è il presidenzialismo, non c'è il premierato, scusi, non c'è il premierato, non esiste, state voi che parlate di premierato. Il Presidente del Consiglio sarà eletto dal Presidente della Repubblica. Quindi che cosa? Quindi, ma no, ma noi non consigliamo nessuno, ma non possiamo consigliare una cosa che non esiste. Gli altri partiti sono, perché sono falsissimi, svendono qualsiasi idea, qualsiasi regola, la Costituzione. Non c'è. Non c'è il presidenzialismo, il premierato in Italia. Quindi noi, ogni decisione sarà presa da tutti insieme. Si farà una votazione. No, va bene. Forse sono stato un po' serio, perché mi mancano i ragazzi. Però potete dire ai ragazzi cazzo culo cazzo, grazie, se non va bene, grazie, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Grande. Grande. Stupendo. Sì. Sì. Ah, vabbè, dillo ai nostri 3.000. Dillo ai nostri 3.000, Beppe, per favore. Allora, la notizia è questa, finalmente, no, la diamo noi, bellissima, no? La notizia, fai la televisione, ti prego, fai la televisione. A parte che ci sono sempre in televisione, l'avete visto, sono sempre le stesse cose, perché mi imputano anche che dico sempre le stesse cose, ma dovrei cambiare il movimento tutte quelle sere. Allora, sono in televisione, la facciamo l'ultima settimana, la facciamo domenica 17, perché il 17 porta bene, alle 20:30 in diretta su Sky, poi andrà alle 9 su Cielo in chiaro, quindi potrete vederla tutti, una mezz'ora di intervista con un giornalista in studio, io sarò sul mio camper, facciamo una chiacchierata di mezz'ora a quelli che ci seguiranno, che non hanno il computer, non hanno o sono pigri per collegarsi. Comunque la televisione non è più il mezzo, chi va in televisione perde voti, chi va in televisione si gioca il proprio futuro. Non pensiate che andare in televisione sia il mezzo per essere eletti o prendere voti, è esattamente il contrario. Io lo faccio perché me l'avete talmente menato che devo andarci. Grazie Beppe. Adesso fra poco andiamo in camper, andiamo a Sondrio, bellissimo. Sondrio. C'è Monterone? Morterone. Voglio andare a conoscere tutti i 33 abitanti. Tutti lì, facciamo l'appello. Schiaffo a uno. No. Vi abbraccio perché resistono in una maniera fantastica. Grazie, ciao. A più tardi, ciao a tutti.